Come sapete, amo girare qui e lì per la città, per raccogliere le segnalazioni dei cittadini e in qualità di consigliere comunale cercare di quantomeno risolvere, di affrontare certe problematiche. Beh, una caduta domestica, una caduta in casa ha messo il mio tallone knockout per un certo periodo. Nulla di grave, per carità, però non posso girare tanto. Motivo per cui continuo a raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ci troviamo a Paolo VI in Viale 2 Giugno, in Viale 2 Giugno 20, più o meno Palazzina 12 e dintorni. Siamo appunto nelle vicinanze della motorizzazione e guardate che scempio. Si tratta di abitazioni dello IACP, dell'ex IACP di Arca Ionica. Guardate la sporcizia che si trova e all'interno e all'esterno. Una sporcizia figlia di una vegetazione selvaggia. Non mai, come dire, governata, mai amministrata, tra virgolette, che provoca ovviamente il proliferare di insetti, di topi, qualcosa di impossibile. La gente addirittura si vede costretta, gli abitanti che pagano regolarmente il loro canone, la loro retta all'ex IACP, all'Arca Ionica, si vedono costretti molte volte a mettere addirittura la colla per i topi o trappole per i topi o quant'altro, una sporcizia mai vista. E quindi a questo punto la responsabilità dell'Arca Ionica a provvedere a bonificare, quindi anche a mettersi in contatto per quanto riguarda l'area esterna con Chima Ambiente Amio, ma anche le zone, ripeto, interne, come dire, alle abitazioni, in cui appunto questa erbaccia, che più che erbaccia potremmo parlare quasi di alberi quanto a vegetazione spontanea. Qui non si tratta soltanto di un fatto, come dire, estetico, ma è un fatto proprio che riguarda l'igiene pubblica, che riguarda la sicurezza sanitaria degli abitanti, perché non è possibile vivere in queste condizioni. Queste sono, signori cari, condizioni da terzo mondo, qualcosa di pazzesco, e questo significa che non ci sono stati interventi per anni, anni e anni, quindi un completo abbandono. E allora, io credo che ci debba essere un'azione congiunta di Amio, Chima Ambiente Amio, e l'impulso forte, fortissimo da parte dell'Arca Ionica, da parte dell'ex IACP. Non è possibile una situazione del genere. Siamo in piena estate, il caldo torrido. Immaginate un po' cosa succede in una situazione del genere. Già è una situazione che può comportare infezioni dovute al proliferare di insetti, ratti e quant'altro, ma considerate l'effetto caldo che peggiora le cose. Al rientro, subito dopo Ferragosto, io contatterò lo IACP, lo chiamo IACP perché tutti lo chiamano così, l'Arca Ionica, per avere risposte precise e soprattutto per avere interventi rapidi e concreti. Siamo in una città che ambisce ad essere civile, non in una realtà del terzo mondo. E gli abitanti di questa zona non sono abitanti del terzo mondo. Capito Amio? Capito Arca Ionica?